uscire dalla crisi innescata dalla pandemia, affrontando nuove sfide imprenditoriali. Un'opportunità da cogliere in quattro lettere, PNRR, acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dall'Italia per rilanciare l'economia dopo l'emergenza Covid. Di questo, ma non solo, si è discusso ieri pomeriggio a Bisceglie, dove si è tenuta la quarta edizione del Forum Riada, organizzato da Riada Partners, società specializzate in materia di consulenza manageriale, fiscale e contabile. Sindaci, cariche istituzionali e tanti imprenditori delle province di Bari e Bat si sono dati appuntamento a Villa Ciardi in occasione di questo importante appuntamento che torna nel 2022, dopo due anni di stop. È un ritorno perché il forum era fermo a causa della pandemia. Siamo soddisfatti e felici di aver, come dire, dato l'opportunità di nuovo alla classe imprenditoriale di misurarsi col mondo delle istituzioni, al mondo dell'istruzione. È una partita fondamentale. Noi abbiamo 230 miliardi di euro, di cui una gran parte a debito, quindi che potrà gravare sulle generazioni future, ma potrebbe essere anche una leva, un effetto lancio, se ben utilizzato. Un mare di risorse finanziarie che senza mezzi e controlli adeguati potrebbe attirare l'interesse della criminalità organizzata. Indubbio che il rischio c'è, peraltro c'è in tutti i paesi del mondo, però non per questo ci dobbiamo fermare, ma dobbiamo continuare nel percorso per arrivare a un risultato ottimale. E oltre ai controlli tradizionali ci vuole un passo in più, che significa innanzitutto coordinamento tra tutte le istituzioni a cui sono demandati i controlli e una informatica sempre maggiore per uno scambio di dati. Una minaccia costante, quella delle mafie sul tessuto economico della società. Una piaga che ha segnato le storie di tanti imprenditori finiti nel mirino delle organizzazioni criminali. È il caso di Luca Vigilante, vittima, con suo fratello, di ben quattro attentati della mafia foggiana. Oggi vive sotto scorta, ma non ha mai abbassato la testa. Noi ci siamo difesi appunto da un'aggressione che avrebbe compromesso innanzitutto i sistemi, diciamo, di impresa, ma anche principalmente quelli familiari, perché in certi mondi una volta che si aderisce, anche solo per paura, ahimè, non c'è più la possibilità di venirne fuori e quell'inquinamento può cagionare veramente seri danni sia ai sistemi di impresa che anche nei rapporti interpersonali.